Direttore, cosa ha fatto e cosa può fare la Lucana Film Commission per l'industria culturale in Basilicata e nel Mezzogiorno in generale? Ma quello che ha fatto è, nei bilanci ormai siamo all'ultimo miglio e che renderemo noti anche con un bilancio sociale pubblico, sono moltissime opere, formazione del pubblico, sostegno ai festival, conoscenza della Basilicata del mondo, è una filiera che è nata e che costituisce un distretto che ancora ha bisogno di tante cose e nel prossimo futuro sicuramente può dare, grazie anche a numerose competenze che si sono formate, una dialettica molto accesa, può dare un quadro di riferimento e poi una politica di collaborazione sia nazionale all'interno degli organismi dell'Italian Film Commission e anche con accordi di cooperazione come il recente accordo Luca, che ha addirittura trovato un riconoscimento nella nuova legge del cinema per iniziativa di parlamentari che indicano al sud questa strada. Quindi c'è molto da lavorare, elaborare molto, qualche piccolo passo falso fatto e implementare il molto che è. Ringraziare la Regione dei grandi investimenti che ha dato su questo tipo di produzione che arricchiscono molto l'industria culturale. Faccio mia il buon suggerimento che lui ha chiamato autocritica di uno dei più bravi manager del Mezzogiorno, quale Gian Piero Maruggi. I tavoli dei players regionali e privati devono dialogare molto di più, soprattutto per il nostro versante non può essere considerato un cineclub oppure un'area culturale. Le riforme strutturali che poggiano sulla politica di un presidente di ampie visioni, come ha dimostrato nel suo intervento Marcello Pittella, possono creare un tempo sicuramente meno difficile di quello che si vive, dove la Basilicata può essere utile alla nuova riaffermazione di una questione meridionale che non sia più una questione. Proprio su questo tema, che importanza e che valenza ha un appuntamento come quello di Narrazioni 19? A Narrazioni dobbiamo essere grati per la passione innanzitutto, perché le cose con grande passione, per le competenze. Sergio Aragone, Mario De Pizzo e tutti i loro collaboratori hanno la capacità di portare qui a Matera, aiutati da una città che da questo punto di vista, anche questa è una strada, grandi industriali, grandi player, per dei dibattiti veri, autentici, in cui escono buone riflessioni, dove l'agenda si va a arricchire di pensieri e dove la cassetta degli attrezzi trova preziosi strumenti. Quindi li ringraziamo di coinvolgerci e poi sottolineo il fatto della documentazione visiva e anche della pubblicazione degli atti, che dimostra quanto sia seria questa iniziativa, anche divertente perché fa piacere stare insieme a persone competenti, con un buon pubblico, quindi all'anno prossimo per nuovi strumenti e per nuovi percorsi.